Sulla soglia dei nuovi tempi, gli iniziati sapevano che il mondo è creazione del Logos, ossia del Figlio, come si dice all'inizio del Vangelo di Giovanni. Essi contemplavano il mondo come creazione del Logos, ma potevano distinguere già il creato permanente come orma del divino che aveva operato in una fase originaria, dal principio spirituale che si congiunse con la sostanza del mondo manifestato per resuscitarvi l'intima vita. Tale resurrezione aveva avuto come conseguenza per essi lo spostamento dei lumi. Per il decorso del ciclo delle quattro età verso l'inversione delle polarità cosmiche, una nuova via doveva essere dischiusa all'uomo verso la restituzione dello stato primordiale o dell'immortalità. Ma a tale via egli poteva accedere ormai solo per forza di un'autocoscienza che, nonostante le sue evidenze espressive e il suo dialettismo, si porrà a chi vorrà conoscerne l'essenza come iniziativa ineffabile, in quanto sarà la possibilità di una creazione dal nulla, non avendo alcun modello né alcuna predeterminazione dietro di sé. Nei primi secoli cristiani, gli iniziati venivano preparati a comprendere come ormai, per giungere alla comunione col divino, non potessero più fondarsi sul mistero del sangue, della natura, della tradizione, perché questo mistero aveva esaurito la sua funzione. Gli iniziati dovevano conoscere il sangue, la natura e la tradizione come supporti di altre forze, di ordine tellurico. La mancanza di una simile conoscenza poteva portare il cercatore spirituale a gravi errori. E oggi questo più che mai è il pericolo per ogni esoterista che si rimetta ad una presunta corrente tradizionale senza praticare quella conoscenza di sé che gli riveli l'attuale invisibile relazione tra le forze dello spirito e le forze della natura. Relazione che, come si è visto, non può essere contemplata in alcun testo tradizionale, in quanto sorta come conseguenza di un'estinzione del rapporto tra umano e divino, che fu riflesso anticamente nella tradizione. Non esistono più organismi tradizionali in senso iniziatico, e quelli che passano per tali sono sistemi di riti sopravviventi solo nella loro modalità esterna. Essi sono oggi veicoli di forze che hanno il compito di legare ancora più l'uomo alla terrestrità, mediante l'illusione di una liberazione che non potrà mai avvenire, in quanto non può venir contemplato l'uomo quale fu, dal momento che non si ha il senso dell'uomo quale è. E soltanto l'esatta conoscenza di ciò che è potrebbe far intendere il limite che va superato. Nel periodo della transizione, gli iniziati cominciavano a sapere che dovevano ormai trarre le loro ispirazioni dall'attività interiore pura, per un meditare indipendente dall'anima razionale affettiva, superando la tentazione di appoggiarsi a discipline verso le quali esisteva già una disposizione impressa nella loro costituzione e delle quali permaneva un sistema di conoscenze tramandato da tempi remoti, da catena a catena. Ogni limite può essere superato quando è conosciuto. Perciò gli iniziati conseguivano una visione che si esprimeva pressappoco nei seguenti termini. In origine la Terra era un corpo spirituale ed era così possente da dare agli uomini la percezione del divino,
Da tale percezione dovevano scaturire, per ultimo, come residui di una sapienza che non si era capaci di ritenere mediante memoria spirituale taluni testi. Mi riferisco, non io, Massimo Scaligero, si riferiva ai Veda, ai Brahmana, agli Upanishad, al Ramayana, Li Ching, la Bibbia ed altri, no? Testi in cui, alla vigilia dei nuovi tempi, sono riflesse alcune eco della tradizione perduta. Ora, la terra è disanimata e perciò non può più donare nulla all'uomo. Ora essa è dinanzi agli uomini come natura e il pensare dell'uomo diviene esso stesso una veste astratta della natura, se non sa ravvisarsi e realizzarsi nella sua essenza, come entità indipendente da essa. La terrestrità non dona più nulla. Chi vi attinge, secondo il moto conforme alla relazione antica, viene afferrato dagli dei inferi. Ormai si deve giungere per individuale forza interiore al Logos, che è l'essenza eternamente creativa del mondo. Fino ad ora si è venerato l'elemento creativo nell'eco del preterrestre. Ora questa eco si è spenta e il suscitare risonanze di essa non può restituire la sonorità originaria. Ora va ritrovato ciò che è invisibilmente creativo dietro lo schermo sensibile. Si può afferrarlo soltanto con la forza dell'io, che in sé trova il fondamento. È la forza che si individualizza nell'esperienza sensibile, ma che proprio a questo livello si degrada, si deforma. Da questa contraddizione l'uomo può uscire grazie ad una conoscenza nuova di sé. Di questa sono portatori i Rosa Croce. Bene, i primi cristiani esprimevano questo annunciando: la fine del mondo è prossima. Essi intendevano la fine di quel periodo in cui la conoscenza derivava all'uomo dalla mediazione corporeo-animica, ossia da una spontaneità ereditata, senza esigere da lui lo sforzo interiore dell'autocoscienza. Veniva altresì annunciato: il regno dei cieli è vicino, il regno della terra è tramontato. Ora, la fine del vecchio mondo in effetti è avvenuta. Per l'uomo è veramente cominciato il regno dei cieli. Sarebbe grave se egli non cominciasse ad avvedersene e continuasse a legare alle parvenze sensibili l'attività del pensiero, usandola per legittimare la vicenda fittizia del mondo esteriore, mentre l'unica vera ragione del sorgere del pensiero è la possibilità dell'esperienza della sua entità allo stato puro, poiché in tale condizione essa può divenire strumento di liberazione. E sarebbe grave se l'uomo si desse come surrogato della nuova possibile esperienza dello spirito, la restaurazione di contenuti tradizionali, staccati ormai dalla sorgente e ora inevitabilmente connessi a oscuri stati della coscienza corporea. Oggi il problema di ogni ricercatore è distinguere gli influssi che attraverso la coscienza corporea lo spingono verso una qualsiasi affermazione di sé dalla pura attività dell'io che sperimenta il sovrasensibile in quanto possa sciogliersi a volontà dai vincoli sottili dell'organizzazione fisico-psichica. È inutile dire che la psicologia moderna non ha alcuna base per poter afferrare il senso di questa coscienza corporea, che è qualcosa di non riducibile alle nozioni discorsive di subconsciente, di inconscio,
e che la falsa affermazione di sé è fondata su tale coscienza, se può essere riconoscibile nel tipo di uomo contemporaneo affetto di un'isterica volontà di potenza ed esprimentevisi in diversi campi pratici, è difficilmente ravvisabile quando assume veste estetica, esoterica o mistica. La mistica cristiana, quella del Medioevo, la serie delle grandi figure dei santi, non sono che l'ultima eco di un risuonare del divino attraverso il sentire, come viatico per l'uomo alla vigilia dei nuovi tempi, ossia per l'epoca in cui, allato alla solitudine nella materialità, sarà valida la via nuova del pensare libero dei sensi, che si porta oltre la memoria atavica delle antiche iniziazioni, oltre i residui di una mistica il cui mistero non è più ripetibile. Presumere di ripeterlo non è che una esercitazione luciferica, per cui si soggiace, senza avvertirlo, all'elemento di morte con cui ormai la natura grava sull'anima umana. La terra, oggi, in quanto natura, è agli inizi del suo decadimento. La scienza naturale, in particolare la geologia, ci dicono che essa è entrata in una fase di sterilità e sotto molti aspetti di involuzione. Ciò che è fisico decade. Mondo vegetale, razze animali, specie umana traggono la loro vita da una spinta del passato. La terra nel suo complesso è devitalizzata rispetto al suo stato originario. Sempre più essa si frantuma, si polverizza. Gli uomini più evoluti cominciano a perdere l'efficienza degli organi dei sensi. La terra si avvia verso oscurità e morte se l'uomo non vi accende una nuova vita fuori della cultura astratta e dei limiti della civiltà meccanicistica. Se l'uomo continua ad assumere come vita uno stato di morte, una esteriorità in cui vaga credendo di essere ciò che è, ossia l'ombra di ciò che fu in origine. L'iniziato dei nuovi tempi così insegna. Nel presente, malgrado tutto, esiste già il germe del futuro. Ciò che agisce dal passato, da noi trascorso, in contatto col mondo spirituale, lo abbiamo nell'organismo vitale fisico. Ciò corrisponde allo stato della natura vegetale e minerale che agisce su di noi. Sono in fondo i risultati di un'esistenza passata e divengono presenti solo per il fatto che la terra è avvolta da un elemento spirituale animico, così come l'uomo ne è compenetrato in quanto sia attivo interiormente con l'io e l'animico. L'entità minerale della terra non lascia fluire in sé anima e spirito, ma se ne fa soltanto avvolgere come da una veste di luce. Anche la vegetazione non lascia penetrare in sé l'animico, salvo nel momento delle fioriture. Nella vita della terra, nelle forme dei cristalli, nelle vette dei monti, nelle piante germinanti e germoglianti, vediamo i ricordi dell'elemento già creatore di vita che oggi è morituro. Ma nell'uomo stesso, se sappiamo distinguere questo morituro che irradia le sue energie dall'esistenza preterrestre e che viene a morire nel corpo vitale fisico, possiamo vedere l'organismo etereo fisico permeato della luce che l'io e l'anima potenzialmente irradiano verso l'avvenire, elemento spirituale creativo volto verso il futuro, che come vita di pensiero e di rappresentazione si svolge liberamente nell'uomo, poggiando per ora sull'equilibrio dei supporti della natura.
nell'uomo sono l'uno accanto all'altro, il passato e la possibilità dell'avvenire. Nella natura, in quanto minerale e vegetale, è solo il passato, l'elemento che nell'uomo opera come avvenire già nel presente. È quella che è in sé l'essenza della libertà, essenza che manca alla natura. Dell'elemento invisibile, sovrasensibile che è in lui, l'uomo deve aspettarsi la reincarnazione in un'avventura esistenza terrena. Né può aspettarsela riguardo al suo corpo fisico e a quello etereo o eterico, che sono perituri. Così l'avvenire della Terra non può derivare dai suoi regni minerale e vegetale. Solo se saremo capaci di inserire nella Terra qualcosa che essa non possiede, potrà sorgere una Terra futura. Ora, ciò che non esiste spontaneamente sulla Terra sono soprattutto i pensieri operanti dell'uomo che possano vivere e tessere indipendentemente dal suo organismo naturale, dalle sue attuali condizioni di equilibrio. Se l'uomo fa sorgere questi pensieri autonomi, dona avvenire alla Terra. Ma a ciò occorre che egli li abbia, questi pensieri autonomi, perché tutti i pensieri che egli si forma sull'elemento perituro della conoscenza naturale odierna sono pensieri riflessi, non realtà. Quando l'uomo si abbandona a questi pensieri, non fa che ripetere il passato, vive nei cadaveri del divino. Ma se egli vivifica i suoi pensieri, egli si unisce con la propria essenza spirituale, egli attua una nuova comunione con il divino, che compenetra il mondo e di questo assicura la resurrezione, che è la sua resurrezione. Vi lascio con il prossimo capitolo e vi auguro una buona serata. Ciao!